E dopo a braccia aperte questa splendida rubrica che ci ha fatto fare questo tuffo nel passato, un link splendido tra l'altro con la ricorrenza dei funerali di Padre Pio, adesso passiamo al nostro ospite di oggi, è collegato in diretta con noi dal Salento, Roberto Paladini di Ecofesta. Ciao Roberto, buongiorno, ben trovato. Ciao, buongiorno a voi, buongiorno a tutti, grazie mille. Buongiorno. L'estate è la stagione per eccellenza dei grandi eventi, degli eventi che si fanno all'aperto, eventi dove diventa sempre difficilissimo gestire la raccolta differenziata dei rifiuti. A risolvere questo problema arriva questa splendida startup da Lecce che si chiama appunto Ecofesta, di cui Roberto ne è illustre rappresentante. E ecco Roberto, raccontaci come risolve il problema della raccolta differenziata nei grandi eventi il vostro progetto. Sì, Ecofesta, diciamo, nasce per ridurre in generale l'impatto ambientale degli eventi e quindi anche organizzare il servizio di raccolta dei rifiuti e di loro poi destinazione alla differenziazione. Nasce, diciamo, nel 2011, questi 10 anni, diciamo, ha operato in più di 300 eventi, raccogliendo varie tonnellate di rifiuti e riducendo le emissioni di CO2 equivalente, diciamo, di tantissimi chilogrammi. Noi come operiamo? Operiamo innanzitutto in eventi già esistenti e andiamo a studiare dei piani che riescano a innanzitutto minimizzare la produzione dei rifiuti, riescano ad approvvigionarsi di energia alternativa o comunque riescano a compensare le emissioni prodotte, e praticamente lo facciamo attraverso una coprogettazione con l'organizzatore dell'evento, ma anche con tutti gli stakeholder, quindi l'amministrazione comunale, la ditta che fa la raccolta dei rifiuti, e andiamo a stilare un vero e proprio piano che ci permette poi di intercettare al meglio, grazie a una figura fondamentale che è quella dell'informatore ecologico. Informatore ecologico che guida le persone durante gli eventi al conferimento. E quindi di fatto Ecofesta diventa anche un momento, diciamo, informativo di sensibilizzazione per gli utenti degli eventi. Infatti noi quando è nato Ecofesta lo pensavamo come una specie di mega strumento per sensibilizzare e informare, cioè se noi organizziamo magari delle iniziative di sensibilizzazione, otteniamo che magari vengono persone già sensibili alla tematica. Invece andiamo noi dalla gente che va in piazza per divertirsi e portiamo una serie di buone pratiche. Quindi questo è anche un po' l'idea di base che ha mosso Ecofesta. Quindi un sistema di gestione degli eventi, di tutti gli aspetti di sostenibilità ambientale, è una grande cassa di risonanza per quelle che sono delle buone pratiche. Roberto, volevo chiederti quali sono stati gli episodi più critici per voi, cioè quando qualcosa è andato molto diversamente da come vi aspettavate, e qual era la materia prima che vi ha dato più difficoltà? Diciamo che sicuramente i grandi eventi, i grandi concerti, abbiamo anche operato in un'edizione La Notte della Taranta, o alla festa di Sant'Antonio di Novoli, o al Medimex. Sicuramente lì abbiamo riscontrato delle difficoltà dovute al fatto che, ad esempio, le persone stazionano sotto il palco e non si sposteranno mai e poi mai, e quindi abbiamo dovuto inventarci varie soluzioni come delle bag che poi venivano donate ai fruitori in modo da poter tenere raccolti i rifiuti e poi differenziarli una volta usciti dall'evento, Quindi diciamolo piuttosto anche in che maniera semplice, il bag è un sacchettino, letteralmente un significa borsa, cioè un contenitore che voi avete fornito. Prego. Esattamente, quindi diciamo che la diversità degli eventi è stata un po' la difficoltà a gestire,
con più soluzioni, più tipologie di evento. La sagra piccola aveva delle problematiche, invece la sagra che con 20.000 presenze ne aveva ad altre. Ad esempio, sicuramente una problematica è stata gestire il rifiuto organico durante gli eventi, soprattutto in quelle zone della Puglia non dotate di impianti che potevano essere a cui destinare appunto la frazione organica. Da lì è nata poi la nostra idea, che viene portata avanti sempre dalla cooperativa che gestisce anche il progetto Ecofesta, che si chiama Innovaction, della gestione di piccoli impianti di prossimità di compostaggio, di cui poi in parte li abbiamo anche di fatto inventati noi, diciamo, come modello di gestione, e che nascono proprio dall'idea di gestire sul luogo dell'evento i rifiuti organici, come lo abbiamo fatto in questi anni, portando delle macchine elettromeccaniche su ruote che compostavano il rifiuto organico proprio sul luogo dell'evento. E poi con il compost prodotto abbiamo realizzato anche dei gadget, dei piccoli ricordi dell'evento che venivano poi distribuiti nelle edizioni successive. E quindi anche Ecofest è stato anche, diciamo, un laboratorio in cui testare delle altre buone pratiche, come anche sono servite anche a far conoscere le stoviglie compostabili a tanti organizzatori, perché all'inizio noi abbiamo cominciato appunto tanti anni fa, 12 anni fa, si pensava che le stoviglie compostabili, no, fossero, magari si sciogliessero con qualcosa di caldo, che in alcuni casi è vero, però sicuramente invece ci sono quelle in polpa di cellulosa, in legno, in tanti altri modelli, insomma, che sono realmente compostabili e reggono benissimo, diciamo, a tutte le condizioni, insomma, che si ritrovano all'interno di un evento, ecco. Roberto, quello che fate è veramente molto importante, assolutamente degno di nota, e come anticipavo stamattina ai nostri telespettatori, noi proprio da quest'anno abbiamo cercato di dedicare molta importanza a questi temi con un programma ad hoc, per cui ritieniti già impegnato come nostro ospite per degli approfondimenti sulla regola della sostenibilità, da Francesco a Francesco, che è questo nuovo programma. Stamattina invece i nostri tempi sono un po' più ristretti, per cui dobbiamo salutarti. Intanto abbiamo visto sul nostro maxi schermo anche il vostro sito ufficiale, dove possiamo attingere, tutti quanti possono approfondire la conoscenza del vostro progetto. Però, come detto, ti voglio strappare la promessa di ritornare insieme a noi per parlare più approfonditamente del tuo progetto e di tutto quello che fate sulla nostra rubrica del lunedì, magari già lunedì prossimo, dalle 10.30 alle 11.30. Ci sei? Va bene, promesso. Ti seguiremo, Roberto. grazie tante, buon lavoro a tutti voi. Grazie a voi e buon lavoro anche a voi. Un grande abbraccio a te e a tutti i componenti della cooperativa Innovaction che gestisce Ecofesta, tutti quanti giovani tra l'altro, e questo ci fa molto piacere e vi fa molto onore, per cui l'appuntamento con Ecofesta è a lunedì prossimo all'interno della regola della sostenibilità. Noi adesso ci fermiamo soltanto un attimo, poi ritorniamo con gli aggiornamenti.